Ciao a tutti. In questo nuovo video vorrei fare recitare una preghiera che ho scritto e che dedico a tutti i bambini malati che sono nelle case e che sono negli ospedali. Guariscili, Signore. Signore, ti prego, guarisci tutti i bambini malati e gravemente disabili. Se non puoi guarirli per motivi superiori a noi incomprensibili, rendi meno crude le loro sofferenze. Dai loro la forza e dai la forza e il coraggio alle mamme e alle famiglie di assisterli e guidarli, come assisti tu ogni giorno chi ha scelto di servire il bene in pensieri e opere. Amen. Ieri ho registrato un video in cui prego per tutte le mamme e in quel video poi mi sono reso conto che ho dimenticato di accennare alle mamme che hanno i bambini gravemente disabili o comunque con malattie croniche, che ogni giorno si spendono per dare a questi bambini tutto l'amore possibile, tutta l'assistenza possibile. E quindi, Signore, aiuta queste mamme ad assistere i loro bambini, ad amare i loro bambini, da loro fornisci loro l'aiuto necessario. E poi aiutale a trovare il senso, qual è il senso della sofferenza del loro bambino o del loro figlio, se è diventato, se è più grande, se non è più bambino. E aiuta la figlia o il figlio stesso, quando diventano grandi, a trovare loro il senso della propria condizione di svantaggio. Non sono situazioni facili da gestire. La sofferenza propria e la sofferenza di un proprio familiare, o comunque, se non la sofferenza, la situazione di disagio. E occorre tanto coraggio e tanta forza. E la parola di una persona saggia, la parola di una persona di fede, di una persona spirituale, può essere di grande conforto e di grande aiuto e di grande edificazione. E spero e prego Dio che tutte le persone che vivono una condizione di sofferenza propria o di un proprio caro possano incontrare nella loro vita persone sagge, persone spiritualmente evolute, che le possano tirare su, le possano confortare e possano aiutarle a capire e a trovare il senso di quel dolore, di quella sofferenza. E a volte diciamo, ci chiediamo perché certe famiglie stanno tutti bene, certe famiglie c'è un membro che è malato, c'è un membro che non sta bene, è una punizione, abbiamo fatto qualcosa di male, e niente di tutto questo. Le condizioni, le persone che soffrono, le persone che sono malate, che non sono persone che sono state punite. Dio non punisce nessuno. Sono persone che
hanno incrociato sul cammino della loro vita, hanno incrociato quella data esperienza da fare, perché la malattia è un'esperienza da fare, probabilmente perché serve a loro in prima persona e serve anche ai loro familiari per evolvere interiormente, per fare un cammino di evoluzione interiore e per approdare a una saggezza superiore cui altre persone non probabilmente in tutta la loro vita non approderanno mai, perché ci sono persone che muoiono senza mai conoscere co cos'è la saggezza, cos'è l'evoluzione spirituale, l'evoluzione interiore, purtroppo. E quindi io credo che le difficoltà nella vita e certe situazioni di sofferenza servano all'evoluzione spirituale. L'evoluzione spirituale della stessa persona che soffre e di chi avrà a che fare con lei. Questo è ciò che mi sento di dire questo è ciò che mi sento di dire. Basta, non c'è da dire più niente. Signore, dai loro la forza e il discernimento di affrontare queste situazioni. Amen. A presto. Ciao.